Il discorso che ho sentito di Conte andrebbe benissimo se l'emergenza virus fosse scoppiata la settimana scorsa. Governo, Dio, c'è l'emergenza, faremo, vedremo, diremo. Ma il governo era allertato su questa cosa da fine dell'anno scorso. Ci sono i documenti che provano che a gennaio loro avevano chiaramente la situazione, che cosa sarebbe successo, lo sapevano chiaramente. Siamo a maggio, cioè in 6 mesi sono ancora lì a dire settimana prossima, tra 10 giorni daremo, ma non è possibile, non sei più credibile, è 6 mesi. Io penso, e concludo, che rallentano anche l'apertura, perché il giorno che si riapre tutto, non l'imprenditore di Padova che abbiamo visto, ma milioni di lavoratori, di imprenditori, grandi e piccoli, prenderanno atto che è finita, no? E quindi a quel punto, io non voglio fare l'uccello del malaugurio e mi auguro di no e spero di no, e con quel poco che conta nei giornali pregherò che non accada. Ma a quel punto io temo che per la prima volta in Italia, l'Italia non è mai scesa in piazza, mai, è sempre scesa in piazza a cose fatte, no? Io temo che ci sia la possibilità concreta che quei milioni di lavoratori potrebbero anche scendere in piazza, e allora a quel punto sarà veramente un disastro. Tra l'altro scrive Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, riaprono le sale da gioco, ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino al 1° giugno. Tre mesi e mezzo senza incassi, chi li può reggere? Chi li può reggere? Io, e questo è il punto. Telese, saluti, allora, e benvenuto a Annalisa Chirico. Ho scritto decine di pezzi per sostenere che la riapertura deve essere al più presto, rapida, prudente e immediata, soprattutto per quelle attività. Però devo dire che sono francamente stupito di quello che ha detto Sallusti, spero che lo voglia rettificare, perché fra le tante cose che sono state dette, nessuno era arrivato a dire che si sta chiusi in questo momento perché il governo ha paura delle manifestazioni. Se fosse così, caro Sallusti, dovresti dire che a Palazzo Chigi c'è Pinochet, dovresti fare un tuo editoriale contro un golpe e dire che non è vero nulla, posso che non c'è il virus, però, che tutti gli esperti, l'epidemiologi, a cominciare da Pagliasco che è qui, che si stanno preoccupando, sono tutti dei golpisti. Però, non è affatto vero, è una cosa grave da dire, bisogna ritirarla, perché si dice, o si ha il coraggio di dire che è tutto un complotto inventato e allora sono tutti amici dei golpisti, a partire da Pregliasco e da tutti gli altri, oppure ritiri quello che hai detto, no, perché questo è grave, questo è benzina sul fuoco, questo non si può dire. Sallusti e poi Pregliasco, Sallusti, Pregliasco e poi che il governo ha prolungato la chiusura perché ha paura di manifestazioni a cittadini, e va bene, allora io ti sto dicendo che secondo me coscientemente, cioè che c'è un piano e tutto quanto, ma stanno dicendo state a casa, bloccatevi dentro, non vi facciamo uscire, anche in aree del paese. Oggi c'è in Calabria, c'è stato un contagiato, uno. Ma io sono il primo che bisogna state riaprire, dentro, ma senti perché cosa se vi dico di uscire, perché se vi dico di uscire, se vi dico di uscire, prendete atto che ma per no, molti dai. Di voi non c'è più il lavoro, no? E allora non so come, non so cosa darvi in cambio. Pregliasco, e quindi state Sallusti. Prigionieri in casa, Pregliasco. Che intanto noi cerchiamo da qualche parte di trovare dei soldi Sallusti. Da darvi quando uscirete. Sentiamo Pregliasco. Perché, e se no non si spiega sì. Questa, cioè, questa chiusura. Pregliasco. Il golpista Pregliasco. No, ma infatti, ma io credo proprio che sia necessario verificare l'operatività nel breve periodo e io credo e spero che possa esserci, diciamo, un ritaglio sartoriale e magari con a velocizzazioni. Qui sarà un elemento importante quello di dire dobbiamo lavorare, quindi facciamolo, perché ritengo che sia fondamentale. Le pandemie del passato effettivamente hanno richiamato quello che diceva Sallusti, perché c'è un disastro economico. A un certo punto, se non ci sono soldi, un padre che non ha cibo per i figli arriverà a rubarci in casa, ma non dico lo posso comprendere, questo è l'elemento che dobbiamo assolutamente evitare. Nel passato ciò è successo. Io credo che dovremo partire piano, perché ora non siamo ancora in una situazione così tranquilla e credo, spero che dobbiamo fare tesoro di questa situazione fino al 4 maggio, perché quanto meglio sarà la situazione. Ci sta dicendo che è un test, vorrei, del nord Italia, no. Ci sta dicendo allora, che è un test. Un attimo Chirico, io non vorrei, è un test, che questo... è un test. Sentiamo solo questa risposta, Pregliasco, perché è l'impressione che ho avuto. È un test quello che stiamo facendo, che stasera il Premier dà?
Direi proprio di sì, è un test operativo per poter partire rispetto importante. A una rassicurazione di ciò che sta succedendo. Un attimo, Chirico. Io non vorrei che i tempi dell'emergenza sanitaria diventassero anche tempi della, su cui il governo, magari il Premier, misura la sua personale durata. Cosa intendo dire? Credo che c'è sconforto in ciascuno di noi dopo questa conferenza stampa. Abbiamo capito chiaramente che non c'è ancora una strategia vera per la ripartenza economica. Mi parlavate di manifestazioni. Pochi giorni fa, te la una manifestazione in piazza con i manifestanti a distanza con la mascherina. Donald Trump ha tenuto la sua rituale conferenza stampa con i giornalisti distanziati con la mascherina. C'è una grande sfiducia verso i cittadini italiani che hanno invece dimostrato di rispettare le regole, perché nel momento in cui riapriamo le fabbriche e consentiamo una serie di misure dobbiamo ancora tenere l'isolamento sociale a questo livello, mentre gli altri paesi europei sono tutti lentamente allentando. Sostanzialmente Massimo è cambiato un motivo sull'autocertificazione, ma per il resto questa fase 2 non si vede. Bar e ristoranti che riaprono il primo giugno significa che il settore turistico sarà completamente decimato e molte di queste attività non riapriranno, perché il parrucchiere o il centro estetico non possono riaprire con le precauzioni di sicurezza, col distanziamento, con le mascherine, con i guanti. Ma perché questa resa totale? Allora, questi sono i punti, l'ha detto, lo ribadisco, anche un sindaco di sinistra come Giorgio Gori, dice non si può aspettare tenere chiusi certe attività fino al primo giugno. Cioè totale sfiducia verso i cittadini, sembriamo dei minorati. Il Premier che stasera dice per 3 volte no party, ma gli italiani non stanno morendo dalla voglia di uscire di casa per andare a fare la festa. Gli italiani vogliono riprendere a lavorare. Per questo io lo dico, i nuovi poveri saranno proprio i camerieri, i commessi. Noi dobbiamo riaprire presto il paese. Allora, devo andare in pubblicità. Se fossimo in Amici miei, nel famoso film, diremmo che questa è una supercazzola con scappellamento a destra, cioè è un modo di confondere le acque e le idee, fare un grande cortina fumogena perché dietro non c'è nulla. Io penso che in almeno 17 regioni italiane queste limitazioni della libertà individuale sono ingiustificate anche dal punto di vista sanitario. Nelle 3 regioni dove permane un rischio più alto, mi devono spiegare perché io, lo ripeto, non posso, cioè posso andare in metropolitana, come diceva adesso anche Fratoianni, distanziato da 1 metro, e non posso andare in un altro posto, in un negozio distanziato da 1 metro. Non ha nessun, sono limitazioni delle libertà che a questo punto sono veramente ingiustificate e immotivate. Per non parlare Pregliasco, io sono d'accordo con Sallusti, però la motivazione, i calcoli, tutti in retroscena che sappiamo, è che hanno fatto calcoli sui volumi, quindi riapriamo tutta l'edilizia, porta 2 milioni di persone per strada, teniamo chiuse ancora altre attività. Teniamo chiuse, cioè ridurre il numero e graduare il numero di italiani che si mettono in strada. Io personalmente sono d'accordo con quello che dice Sallusti sulle regioni a bassa intensità di contagio. Pregliasco, prima diceva in Calabria, oggi c'è stato un contagiato. Pregliasco, è quello che fa fatica a capire la gente è Calabria, Sardegna, Basilicata. La stessa Sicilia. Devo dire, dove il presidente, con orgoglio, il presidente Musumeci ha detto noi abbiamo fatto determinate cose, poi andremo tra poco a Siracusa, anche vedremo quello che non ha funzionato, però la Sicilia ha ragione Musumeci. Ecco, mi spiega questa cosa? Ma c'è una grandissima quota in tutta Italia, anche e soprattutto nelle zone del sud, di soggetti suscettibili, quindi davvero noi dobbiamo capire cosa succede, e credo la scelta è stata molto restrittiva, nel senso, come diceva Telese, apriamo molti volumi, molti rubinetti dei tanti, ma dobbiamo tenerne alcuni chiusi ancora. Questo è il problema di una consapevolezza di un rischio di possibili successivi focolai. Questo è l'elemento che ci spaventa dal punto di vista. Io capisco però il punto del dottor Pregliasco, perché lui è un virologo, è un esperto della materia, quindi per i virologi probabilmente si può tornare liberi solo quando i contagi saranno
pari a zero o quasi, è il punto di vista che io comprendo. La politica però è una cosa diversa, altrimenti voteremo in Parlamento e leggeremo virologi. La politica deve anche assumersi delle responsabilità e fare delle scelte. Per esempio sulla libertà di culto, io penso che il nostro governo, che anche ancora oggi ci dice che in tutta Italia le persone non possono andare in chiesa a pregare e a fare la messa, io credo che questa sia una violazione di un diritto costituzionale. Ho letto la nota della Conferenza Episcopale Italiana e credo che su questo il governo stia sbagliando, così come sbaglia a trattare la situazione calabrese come quella lombardo milanese. Quindi i virologi li dobbiamo tutti quanti ascoltare, gli scienziati, ci mancherebbe altro, ma il problema vero è che oggi abbiamo la conferma che questo governo è troppo debole per decidere come dovrebbe decidere. Il premier Conte non si assume ancora la responsabilità di dirci, ma anche Massimo, che cosa l'idea di questo governo su tamponi, test, contact tracing, cioè ci raccontano mille cose. Poi stasera non ho sentito ancora una vera roadmap, una strategia chiara. Le mascherine prima non servivano, poi servivano, adesso sappiamo che forse le paghiamo mezzo euro, non sappiamo però se ci stanno in tutte le date. Cioè però, siamo, scusate, in una nebulosa incomprensibile. Non è una delle cose migliori delle mascherine. Tedeschi, turchi, francesi ci stanno fregando interi pezzi di mercato e di futuro. Riaprire tutta la filiera del mobile, gli imprenditori sono disposti a pagare di tasca loro per garantire la sicurezza loro e dei loro collaboratori e dipendenti. Sanificazioni, mascherine, guanti e distanza. Ma come si può pensare che bar e ristoranti aspettino a giugno? Non una parola sul turismo. Il turismo è il 15% del prodotto interno lordo italiano. Di turismo vivono 5 milioni di italiani, molti dei quali stagionali. Non una parola dal presidente e dal governo sul comparto del turismo, e addirittura a giugno. Bar e ristoranti ne riapriamo a giugno, ma perché non subito? Quelli che sono in grado di garantire distanze, sicurezze, pulizia, tutela della vita, della salute per loro e per i dipendenti. Quanti cuochi, quanti camerieri, quanti stagionali non hanno certezze, non hanno stipendio, non hanno cassa integrazione. Ma gli affitti non aspettano, i mutui non aspettano, tutte chiacchiere. Vi ricordate le promesse 400 miliardi per le imprese? Noi abbiamo provato ad aspettare a vedere se era vero. Niente, niente. Quanti di voi sono andati in banca e sono tornati a casa scornati, perché devi portare questo modulo, devi portare il bilancio, devi portare il fatturato, devi dimostrare di non aver mai avuto un buco, un debito. Ma chi in Italia, se fa l'imprenditore, se fa il commerciante, se fa l'artigiano, non ha mai avuto una difficoltà negli anni passati con una bolletta, con un versamento, con un tributo, con un contributo? Tutti questi sono esclusi. E stasera, reti unificate, la domenica sera, doveva essere l'annuncio in diretta italiana della riapertura graduale, consensuale, intelligente, sana, protetta e sicura? No, no, non so voi. Io ho sentito tre quarti d'ora e poi alla fine dei tre quarti d'ora mi sono domandato: ma che cosa avrà detto? Abbiamo capito che ancora questa settimana occorrono le autocertificazioni, ancora per tutta l'altra settimana. Basta. Governo, ci fidiamo degli italiani? Ci fidiamo di questo popolo che domani sarà per il 47esimo giorno chiuso in casa, ha dimostrato una responsabilità eccezionale, pazienza, saggezza, solidarietà, generosità fra vicini, fra sconosciuti, fra datori di lavoro e dipendenti, fra insegnanti e studenti? Questo popolo nel dramma, nella catastrofe, nell'epidemia ha dimostrato una responsabilità, un buon senso, un coraggio, un'umiltà e una pazienza eccezionale. Li vogliamo ricompensare questi italiani dando loro fiducia, o vogliamo farli andare in giro ancora per settimane con la 24 ore dell'autocertificazione? È a ogni angolo. Vogliamo far tornare poliziotti e carabinieri a fare il loro lavoro? A occuparsi di mafia, di droga, di delinquenti, senza inseguire quello che va a spasso col cane 50 metri troppo lontano, quello che corre sulla spiaggia o quello che va a far la spesa un po' troppo lontano dal condominio? Rispettiamo un po' le forze dell'ordine, che hanno fatto un lavoro incredibile: polizia locale, guardia di finanza, l'esercito. Ecco, restituiamo alle forze dell'ordine la loro dignità e i loro compiti, possibilmente evitiamo di far uscire altri mafiosi dalle carceri. Qua c'è stato non una parola stasera dal Presidente del Consiglio e dal Governo
sono usciti boss mafiosi condannati all'ergastolo perché hanno ammazzato dei bambini. E nel nome del virus, poverini, per evitare problemi di salute sono a casa. E magari stanno guardando sta diretta, e magari hanno guardato Conte stasera, da casa, mafiosi, camorristi e ndranghetisti. Ecco, facciamo tornare i delinquenti in carcere e fidiamoci degli italiani, basta con questi quintali di autocertificazioni. Ci sono i ragazzi, poveretti Pony Express, che portano a casa prodotti, portano a casa il cibo a chi non può uscire, portano a casa le pizze, portano a casa il pesce e vengono fermati a ogni angolo, stanno lavorando. Li lasciamo lavorare. Lasciamo che chi porta a passeggio il cane possa farlo senza essere inseguito da droni e elicotteri. Li serviamo per la lotta alla mafia, magari per l'immigrazione clandestina, perché, apro una piccolissima parentesi, nessuno ve l'ha raccontato, i telegiornali non l'hanno raccontato, domani sui giornali non ci sarà, stanotte sono sbarcati altri 50 clandestini a Lampedusa. Perché gli italiani vanno controllati, chiusi, osservati e seguiti dagli elicotteri. Però chi sbarca in Italia continua a farsi i porci comodi suoi. Ecco, torniamo un po' di normalità. Allora, le proposte della Lega, torniamo pure in studio. Ecco, abbiamo fatto un flash con Salvini che è in diretta su Facebook. Posso dire una cosa che Feltri ha ragione? Sì. No, Sallusti ha ragione. Cioè, non esiste che tu fai un provvedimento così ponderato e poi per una nota dici allora faccio il protocollo, perché allora facciamo il protocollo su tutti. Sulla CEI stai parlando sì, ovviamente. Certo, un diritto costituzionale, un diritto universale, e tu dopo averlo negato lo revochi in 3 ore perché hai sentito la chirico alla regia. Ma aspetto che una settimana cambi idea, spero, devo anche sui bar e sui ristoranti. Guarda, io leggevo prima le chat, parrucchieri, centri estetici, c'è tutta una sommossa di gente che non prende un reddito dagli inizi di marzo. Quindi Salvini mette in evidenza un punto vero, cioè il paese reale che sta soffrendo, in apnea. Ci sono italiani che non prendono un euro da inizio marzo. Possiamo risentire un attimo cosa sta dicendo ancora? I baristi stanno chiusi ancora per tutto maggio e che semmai forse da settimana prossima si può andare a trovare previa autocertificazione la mamma e il papà, ma se stanno nella nostra città? No. Abbiamo pazientato, abbiamo ascoltato, abbiamo collaborato, abbiamo suggerito, abbiamo criticato educatamente, basta. Allora, dopo 47 giorni di reclusione... Torniamo indietro.